l'anno internazionale delle foreste, ragazzi, noi siamo gli unici quasi sicuramente nel sud ad avere avuto dalle Nazioni Unite la possibilità di utilizzare il logo internazionale. È stato un viaggio bellissimo, mi è venuto fuori un fumetto. Grazie all'università, grazie alla dottoressa Stefania Leone e alla Nelly Paola, abbiamo fatto in modo che questo fumetto cartaceo, questo lavoro, diventasse animato. Sono rimasta a bocca aperta, dice: preside, cosa ne pensa di questi disegni? Io ho detto: non c'è un termine, perché non dire bellissimi, dire, non lo so, è sempre riduttivo, perché ho visto una cosa in vita mia che non l'ho mai visto, cioè veramente l'arte che viene dall'anima di tutti voi. È un fumetto per i ragazzi, fatto da noi ragazzi, e veramente dobbiamo salvaguardare l'ambiente, perché è una cosa importante, ci circonda, e poi l'ambiente siamo anche noi, perché senza non potremo vivere, insomma. Guardate, questa non è una scuola, è una città dove ciascuno di voi viene educato al rispetto degli altri, dove c'è passione e i risultati si vedono. L'Osservatorio Comunicazione, Partecipazione e Culture Giovanili è costituito da un gruppo di giovani che io mi sento di ringraziare ogni giorno, perché sono le persone che poi si muovono sui territori, escono dall'università, incontrano i ragazzi e soprattutto costruiscono cose, iniziative, attività insieme ai ragazzi. In questo caso c'era, il progetto era già prodotto, quello del fumetto cartaceo, però è servito comunque un coordinamento per cercare di interpretare nella maniera più fedele possibile, cioè rispettare quella che era la volontà degli autori, cercando però di dare a quel prodotto la possibilità di essere veicolato attraverso una molteplicità di canali. Il nostro successo è la qualità di essere uomini e donne umane. La missione che noi abbiamo è quella di rendere voi liberi. La missione che voi avete è quella di restare liberi con i vostri progetti, i vostri pensieri, ma insieme agli altri, perché da soli non siamo nessuno. Utilizziamo tantissimo gli scarti di lavorazione, quindi tutto ciò che si butta lo riciclo.